Cortona on the Move è un festival internazionale di fotografia in viaggio, alla sua quarta edizione. L'idea del viaggio per noi è un po' il percorso dell'uomo contemporaneo all'interno di se stesso e fuori da se stesso, non è il classico viaggio. Quindi gli autori che scegliamo per le mostre non necessariamente sono fotografi di viaggio, non ci sarà il classico reportage. Abbiamo autori di cui vogliamo far vedere il viaggio del loro lavoro, della loro carriera, come quest'anno William Albert Allard, fotografo del National Geographic. E abbiamo autori come Jacob Auessobel, che sì, ha preso il treno della Transiberiana e lo ha percorso e ha fotografato fuori dal finestrino. Quindi ci piace lavorare in questi due sensi, cioè il viaggio vero e proprio e il viaggio invece che può essere un viaggio di esplorazione, un viaggio spirituale, un viaggio interiore. Un altro progetto molto importante quest'anno che siamo riusciti a portare a Cortona è quello del Sochi Project di Rob Orstra. Un viaggio appunto in un territorio conteso, un territorio conflittuale, dove quest'anno appunto sono state fatte le Olimpiadi invernali. Rob insieme al suo collega giornalista hanno viaggiato varie volte in questo territorio per raccontarcelo, però le foto in sé non sono foto di viaggio, è un reportage vero e proprio di investigazione. Un altro tema molto importante per noi del concetto del viaggio è l'immigrazione. Quest'anno Alessandro Penso, fotografo italiano, ha concluso questo progetto che fa da anni dei giovani afghani, siriani, che vengono appunto da zone di conflitto, che cercano di entrare nell'Unione Europea. In particolare lui li ha seguiti dalla Grecia, la porta orientale all'Europa, e tutte le maniere in cui cercano di aggrapparsi a un camion o a un qualsiasi mezzo che entri all'interno di quello che è il loro sogno per il futuro.